Siamo con Federico Greco, presidente di Confimprese Taranto. Siamo nella sede provinciale di Taranto, qui in Viale Magna Grecia. Come sapete, periodicamente monitoriamo lo stato delle imprese e considerando anche le attività a supporto che realizza Confimprese Taranto. E allora siamo, diciamo, forse uso un'espressione un po' forte, augurandomi che sia così, nel post-Covid. Oddio, le vaccinazioni e quant'altro continuano a esistere, però diciamo che si registra una ripresa delle imprese. E allora, Federico Greco, si grida spesso a questa ripresa, ed è un fatto positivo, ma è così? Ma guarda, sicuramente buongiorno innanzitutto ai telespettatori, buongiorno a te Luigi. Ma per quanto riguarda il discorso di ripresa, sì, sicuramente c'è sicuramente una leggera ripresa. Il punto è che ancora non si è trasferita, praticamente la ripresa non si è trasferita sull'attività reale. Quindi diciamo che in questo momento le attività è come se fossero in una specie di rodaggio, attendendo che praticamente poi la ripresa si ribalti sull'economia reale e quindi praticamente insomma si possa effettivamente ritornare a macinare PIL. Il punto principale comunque, o meglio la mia preoccupazione è essenzialmente una, il rincaro dell'energia, il rincaro per quanto riguarda ovviamente poi benzina, gasolio e così via, e che ovviamente poi si ripercuotono sulla gestione e sui costi fissi che praticamente devono affrontare le imprese. Sicuramente ci saranno rincari non indifferenti, dovuti essenzialmente da un'importazione di energia, e speriamo il governo possa portare degli aggiustamenti. Infatti si era parlato inizialmente di un rincaro boom, di rincari boom del 40%, poi il governo attraverso misure si sarebbe impegnato a, come dire, limitare il danno e quindi teoricamente, così, orientativamente, ci sarebbe un rincaro del 20% anziché del 40%, più o meno, che comunque in un momento comunque di difficoltà non è poco, incide in un bilancio annuale, nel bilancio annuale di una famiglia. Certamente, il problema è che ancora siamo fermi alle parole e non ai fatti. Quindi la mia paura è che, specie le imprese che prendono energia dal mercato libero, possano comunque subire degli aumenti non indifferenti. Sicuramente si parlava di abbattere praticamente gli oneri di sistema, però fino a questo momento ancora non si è fatto assolutamente nulla e quindi mi auguro che il governo possa intervenire in questo senso. Sicuramente ovviamente tutto questo poi si ripercuote su un aumento dei prezzi dei prodotti e tra l'altro tutto questo e praticamente tutto il discorso pandemia ha fatto anche in modo che si avessero delle difficoltà per reperire le materie prime. L'approvvigionamento delle materie prime, che comunque hanno subito anche loro un rincaro non indifferente. E quindi insomma diciamo che in questo momento stiamo cercando di analizzare il mercato per riuscire comunque a porre dei piccoli rimedi in maniera tale da poter affrontare la ripresa sicuramente in modo sereno e tranquillo. Ecco, Federico Greco, io mi pongo questa domanda. Abbiamo vissuto la crisi nera profonda
il blocco, no, delle attività dovute alle prescrizioni, alle restrizioni del Covid. Ovviamente questo ha creato, come dire, un cortocircuito nell'economia, perché chiaramente l'attività commerciale che è stata chiusa, penso per esempio ai ristoranti, ai bar o comunque limitate le attività, le palestre, nel momento in cui c'è questa presunta ripresa, come fa un'azienda in crisi, una realtà in crisi, una famiglia in crisi, delle persone che vengono da una crisi, a poter spendere, diciamo, spendere in maniera tale da movimentare di nuovo l'economia? Mi spiego, se io sono un ristoratore, un barista e, ipotizziamo, decido di ristrutturare, di ammodernare il locale e mi rivolgo da un artigiano. Beh, se io sono reduce dalle restrizioni, dalle chiusure, dai quattro soldi che il governo ci ha dato, beh, a questo punto come faccio a poter spendere, no? Cioè, e quindi nel momento in cui io spendo, chiaramente rimetto in moto l'economia, ma ovviamente io ho le tasche, non dico vuote, ma comunque semivuote. Proprio per questo dicevo, sì, un'economia sulla carta comunque è in ripresa, ma praticamente effettivamente nell'economia reale non c'è ancora una ripresa effettiva. Per quanto riguarda le attività, sicuramente ci sono un po' di strumenti da poter utilizzare. Tipo il finanziamento Invitalia, tipo altri finanziamenti. Che comunque ti portano ad avere un... Sono debiti che si contraggono, diciamolo in parole povere, però servono, diciamo, compriamo tra virgolette questo ossigeno per respirare. Esattamente, praticamente le aziende sono comunque, così come lo erano nel periodo di pandemia, sono comunque costrette a indebitarsi per riuscire comunque ad andare avanti. E il punto basilare è proprio questo, che praticamente le famiglie comunque ancora non sono riuscite a raggiungere quel reddito tale da iniziare a immettere praticamente sull'economia reale il proprio denaro tramite gli acquisti. E qui praticamente, insomma, entra in ballo il governo, che dovrebbe pensare quantomeno di, in questo momento, di abbattere ancora di più le tasse sul reddito, in maniera tale da permettere alle famiglie di avere qualche 100 euro in più da poter spendere, anche perché poi tra l'altro andiamo comunque a incorrere in un grande controsenso, perché comunque le famiglie dal canto loro, la stragrande maggioranza, comunque sono indebitate. Rata di mutuo, rata di finanziamento per quanto riguarda la macchina, rata di finanziamento per quanto riguarda i telefonini e così via. Alla fine del mese devi far quadrare i conti e ti accorgi che praticamente per le spese della famiglia rimane sicuramente ben poco da parte dello stipendio. Quindi speriamo che si possa avere un qualcosa in più per quanto riguarda l'abbattimento delle tasse sul reddito, e in questo caso poi eventualmente bisognerebbe poi andare ad analizzare i vari finanziamenti per cercare comunque di avere, facendo delle ritrattazioni, di avere un pochettino più di ossigeno. Questo è essenzialmente il problema principale, ma è un problema che non si vive solamente adesso che stiamo in un periodo post pandemia, fermo restando che comunque lo stato emergenziale permane fino al 31 di dicembre, ma praticamente questo è un problema che ce lo portiamo avanti oramai dal 2010, e in 11 anni
Solamente negli ultimi 3 anni lo Stato italiano ha iniziato a pensare effettivamente a come fare per riuscire a immettere nel portafoglio delle famiglie un po' più di denaro. Anche perché comunque gli stipendi sono completamente fermi. D'altronde è il cane che si morde la coda, perché io imprenditore non posso assolutamente permettermi il lusso di pagare uno stipendio di 2.000, 2.100, 2.400, 2.500 euro netti, spendendone praticamente quasi 4.000 per un mio dipendente, perché comunque quelli sono gli introiti, e quindi di conseguenza è molto molto difficile cercare di risollevarsi. Sicuramente da parte dell'impresa noto però, questo sicuramente mi fa male affermarlo, noto una certa titubanza nel riuscire a usufruire comunque di tutti gli strumenti che lo Stato sta mettendo a disposizione. Prendo per esempio ciò che ha fatto la Ferrero. Sicuramente su Taranto, città e provincia, non ci sono, tranne Ilva e qualche altra realtà, non ci sono aziende dove praticamente ci sono 5-6 mila addetti, ma sicuramente ci sono delle piccole imprese o medie imprese dove praticamente hanno 150, 200, 250 dipendenti. Su quelle imprese, quando praticamente prospetti eventualmente una possibilità di formazione 4.0, e quindi praticamente una possibilità di introitare, facendo formazione, di introitare comunque denaro, e spesso e volentieri gli imprenditori si bloccano e preferiscono non fare assolutamente nulla. Secondo me questa è sicuramente una pecca dell'imprenditore che non usufruisce comunque determinati mezzi che lo Stato praticamente ti mette a disposizione, quando invece vediamo la Ferrero che praticamente ciò che ha introitato addirittura si è permesso il lusso di darlo come bonus praticamente ai propri dipendenti. Si crea sicuramente un rapporto di fidelizzazione del proprio dipendente e si crea praticamente quel brand operativo e aziendale che sicuramente non fa andare via alcun dipendente. Purtroppo qui in Meridione ancora non si è capito bene. Sicuramente ci sono altri strumenti, non tanto riguardante la formazione, ma comunque anche cercando di usufruire di determinati tra virgolette bonus che possono avere le aziende. Però ripeto, spesso e volentieri praticamente gli imprenditori sono molto restii ad utilizzare praticamente questi strumenti.